Nilo Arcudi, vice sindaco di Perugia. Siamo alla 34esima, al 34esimo convegno annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale. Si discute soprattutto dello sviluppo aziendale attraverso i servizi, per sia uno sviluppo sostenibile sia, diciamo, un modo di superare nel migliore dei modi la crisi economica. Anche una città in qualche modo diventa ha la sua visione aziendale, quindi esiste realmente i servizi sono realmente un grimaldello per passare la crisi economica, e come? È proprio così. Noi oggi abbiamo un'occasione importante, oggi e domani, di discutere a Perugia di questioni di straordinaria attualità. Penso ai temi dell'economia, della crisi economica, delle aziende di servizi e più in generale dei servizi che devono incidere ed accompagnare una fase nuova di crescita e di sviluppo. Lo facciamo a Perugia, dove c'è una grande scuola di economia aziendale, e devo dire, credo che questo convegno sia assolutamente rilevante, quindi è un'occasione per la città di Perugia per riflettere su questi temi. Credo che sia fondamentale accompagnare a qualsiasi idea di sviluppo economico una crescita complessiva dei servizi, ma anche del territorio. Quindi ormai c'è una sfida tra i territori per attrarre investimenti, per attrarre aziende. Credo che tutti noi, il territorio di Perugia, dell'Umbria, deve fare un ulteriore sforzo di crescita per aumentare la propria competitività e creare le condizioni alle aziende di esprimere al meglio le proprie potenzialità, le proprie energie, che devo dire in Umbria sono tante, sia le imprese umbre che le imprese che da fuori vengono ad avere sede in Umbria e che sono ovviamente molto benvenute. Loris Nadotti, membro del Comitato Scientifico da Idea 2011. Questa accademia, l'Accademia Italiana di Economia Aziendale, si riunisce, diciamo, i maggiori economisti italiani, e nel 34esimo convegno si occuperà dello sviluppo sostenibile. Ci sono delle parole chiave del convegno, che sono appunto i servizi, le aziende, lo sviluppo sostenibile, appunto, è il superamento della crisi. Come, diciamo, membro del comitato, sicuramente avrà accesso ai dati che permettono di collegare queste parole chiave fra di loro e quindi dare in qualche modo una speranza anche all'economia italiana. Allora, il titolo che abbiamo voluto dare a questo convegno è Imprese di servizi e servizi per le imprese, proprio perché esiste un connubio stretto, un legame forte tra la produzione dei servizi e la capacità delle imprese di servizi di essere competitive sul mercato. Gli aspetti che poi saranno focalizzati sia nelle relazioni di base delle sessioni plenarie, sia nelle tavole rotonde, ma anche nelle sessioni parallele che si terranno nella giornata di domani, sono tutti incentrati nel tentare di definire qual è la capacità competitiva delle imprese di servizi italiane e qual è l'apporto che le imprese di servizi possono dare a traiettorie di sviluppo sostenibile per la nostra economia, per il nostro sistema produttivo. Devo dire che, come membro del Comitato Scientifico, con soddisfazione abbiamo rilevato un grande interesse e grande vivacità nella ricerca su questo tema, perché abbiamo ricevuto ben 123 proposte di paper. Il Comitato Scientifico ha esaminato questi paper, che erano tutti di ottima qualità, e 99 di questi paper sono stati destinati alla discussione o in poster session o nelle sessioni parallele che si terranno nella giornata di domani. Il tema che possiamo dire un po' caratterizza tutti questi contributi è come sia necessario trovare una sorta di politica della qualità nelle imprese italiane, perché solo attraverso la qualità dei servizi è possibile sostenere le imprese ed è possibile sostenere la competizione internazionale. Servizi che sono servizi di natura, diciamo, commerciale, ma anche servizi prodotti dalle pubbliche amministrazioni, cioè i cosiddetti servizi non destinati alla vendita. Quindi nelle tematiche che vengono affrontate si tratta anche il tema appunto della produzione di servizi da parte degli enti della pubblica amministrazione, e sappiamo come questi servizi sono suscettibili di
aumentare lo sviluppo dell'economia. Si parla di servizi finanziari, quindi parliamo anche della possibilità per le aziende di credito e per gli intermediari finanziari in generale di concorrere appunto alla ripresa economica e quindi all'uscita dalla crisi. Benissimo.